Spesso il mio lavoro mi porta fuori dall'ufficio e mi fa vivere esperienze molto originali, così quando posso vi porto con me. Qualche settimana fa, ad esempio, sono stato al Salone del Libro di Torino. L'occasione era una diretta TV in cui ho spiegato come i social media stanno promuovendo la lettura tra i teenager e come il trend BookTok ha contribuito a far vendere oltre 20 milioni di libri secondo il New York Times. Tornato a Milano, ho partecipato a un incontro negli uffici italiani di LinkedIn. La mia azienda The Rev lavora quotidianamente con la piattaforma, creando campagne pubblicitarie e contenuti per i nostri clienti. In questa occasione ci hanno annunciato le novità e ci hanno dato accesso in anteprima a una delle funzionalità più richieste degli ultimi anni, quella che permette di sponsorizzare i post e i profili personali, oltre a quelli aziendali. Utilissima sia per il personal branding che per le aziende che comunicano attraverso la voce dei loro leader. Infine, sono tornato negli studi di Sky TG24 per raccontare che cosa succede sui social, analizzando tendenze e protagonisti del digitale. La televisione è un mezzo relativamente nuovo per me, sono abituato a parlare attraverso lo smartphone, ma essere davanti alle telecamere in diretta nazionale è tutta un'altra storia. In questo mare mi ci sono tuffato convinto un annetto fa e poi, trasmissione dopo trasmissione, ho imparato a nuotare. È una cosa che faccio spesso perché ad aspettare di avere la certezza di essere pronti va a finire che si perdono le onde migliori.